Ciao a tutti, lei Dani e lei Holly e benvenuti in questo nuovo video. Oggi assaggeremo insieme tre box sushi e le metteremo in confronto. Abbiamo preso una della Conad, una dell'MD e quella della Lidl. Voteremo l'aspetto fuori e anche il sapore, il gusto, esatto. Ecco. Vi dico che io assaggerò tipo, penso, una, massimo due cose di ogni scatola perché io sono tutto invece schizzinosa un sacco, soprattutto col sushi, quindi è già tanto se qualcosa lo mangio. Vabbè, comunque, prima di iniziare il video iscrivetevi al canale cliccando qua sotto la campanellina per attivare le notifiche e alla fine, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like. Ed ora mangiamo! Per la prima volta uguale. Wow. Madonna. Comunque ragazzi, vogliamo dirvi che è una opinione personale. Poi ognuno ha i propri gusti. Quindi ora ragazzi partiremo da quella della Lidl, dato che ci sono le bacchette. E mi sembra che negli altri non ci siano. Allora, adesso apriamo così diamo il voto, cioè l'estetica. 3 ore per aprirlo. Ah, poi se non apro dall'altro lato. Ce la fai? Io devo aprire più. Ok, allora partiamo così. Aspetta, togliamo. L'odore è troppo buono. È buono, sì, quello è vero. Allora, di estetica, te che voto dai da 1-10? A tutto. A tutto 8. Io un 7 perché queste cose sono le alghe. Cioè, qua perfetto, non so anche suonare. Ma queste di morire mangiando queste robe. Aspetta, che qua si è spostato tutto. Dai, allora, ci hanno messo. Va bene, la salsa di soia? Due bustine di wasabi. Due bustine di zenzero. Lo lasciamo per la mamma. E poi questo. E sempre una. Allora, abbiamo qui la forbice. Calmati per piacere, grazie. La mettiamo qui sopra. In caso vuoi. Io mangerò in questo caso questo qua. Tagliamo. Devo tipo togliere l'alga. Eh? Io odio l'alga. Cioè, letteralmente. Davvero? È un po' difficile però da masticare, sinceramente, l'alga. Partiamo con quello che piace a tutti e due. Ok, questo. Ok, aspetta. Come fai a metterlo? Pronto? Vai. Allora, è abbastanza morbido, cioè è mangiabile molto tranquillamente. Cioè. È molto da masticare, mi sembra molto gommoso. Come? Il salmone. A me no, a me è piaciuto, un botto. È molto buono. Io do un bel 9 perché... Io un sacco. Però dobbiamo mangiare anche il resto, quindi un 9, un 8 e mezzo circa. Ora io assaggerò questo. Cos'è? Ah sì, 3, 2, 1. Ci sta. Buono, però sento solo il riso. Io sento solo il riso. No, questo è buono. Sento sia il riso, vabbè, giustamente. E era il pezzo di pesce lì. È un tipo di pesce. Roba lì. Continuiamo e continuo su io. Io fino adesso do un quello bel 9 perché ci sta davvero. Che mi piace di me è questo qua, di questa scatola. Quello con le varie, con le uova di salmone. Io odio mettere il sushi nella salsa di soia, cioè secondo me rovina tutto. Proviamo. Proprio buono. Ti piace? Io volevo assaggiare un altro, ho tolto ovviamente l'arc siccome non mi piace per niente. Gli do un 8. Oh, aspettami. Voglio provare questo con dentro il cetriolo. Pronta? Questo non riesco a prenderlo. Io praticamente darò il voto solo a nigiri e salmone. Non ho mai assaggiato il cetriolo. Però gli do un 7. Mi sembra troppo classico. Allora, in generale, cosa dai? In generale, aspetta, io il mio da 9 passo. Manca questo, 8 manca questo. Secondo me io alla fine il mio 9 è diventato un 8 dopo aver mangiato qualcos'altro. Non fa un po' buono. Dammi, ok, adesso basta perché hai già mangiato troppo. No, l'ultimo. No. Tra l'altro, neanche ora di merenda, abbiamo mangiato poco fa e stiamo già mangiando di nuovo. Vabbè, questa volta merenda, non faremo fuori 10 merende diverse. Va bene. Adesso tocca quello dell'MD, che è quello che sinceramente fuori mi ispira di meno. Allora, 16. Alla fine che voto dai?
il gusto lo so pure. In tutto da un 8. Oh, tutto. Come me, ok. Questo ancora ci dice che sono 16, invece sono 15. Probabilmente, no. Truffatori. Ah, no, c'è! Ah, c'è! Però, ah, ci sono anche le bacchette. Aspetta, apri. No, un paio. Vabbè, fai niente. Ferma! Apro io, no, questo è il mio lavoro. Te mangi, io apro. No, Olivia, hai già aperto l'altro. Apriamo questo della Medina. Sì. Se non restiamo soddisfatti comunque da questo coso qua, no, siamo state soddisfatte dai cereali di sera, dato che li abbiamo trovati, quindi li ho chiesti io. Cioè, in realtà li volevo io, poi li ha trovati lei, perché io non c'ho. No, perché mi sono ricordato. Pepitas. Allora, vabbè, ce l'hai già alla fine, praticamente la stessa. Allora, fuori che voto dai? Io un 6. Fuori. 7. Cioè, mi sono anche molto classico. Istanbul, no. Allora, io direi, partiamo assaggiando, vabbè, in G. Ma è perché è troppo chiaro. Ok, allora, sei pronta? Almeno questa ne so usare. Dai, 3, 2, 1. Via. Qua muoio. Mai quanto come era di prima. Ma cos'è per bruciato? Non pensate. Che? Non è male. Giuro. Ma dopo ti do un 5 io. Io do un 6 e mezzo. Devo di mangiare. No, scherzo, do un 7. Sembra di mangiare il cibo fatto in plastica. Ma no, non è male. Non ti senti bene. Do un 7 questo. Mangiateli pure tutti e due te. Dai. Dai. No. Oh, qui c'è la barbabietola. No, no. Questo non sta bene. Mangia l'altro, dai. Non so bene come ci siete, però siamo anche. Fa paura. Fa paura. Oh. Sono buoni? Io intanto con i geroglifici sulla mano assaggio qua. Secondo me muori stanotte. Ma io direi, allora di qua non mi soddisfi molto. I cereali già ci stanno. Vabbè, i cereali sì. Ma buonissimi. O sea, ma se nessuno ti piace, ma non mastichi? Vuoi assaggiare rotto questo? Vai, ok. O lo lasciamo al papà? Ah. No. No. Mangia, mangia. E ananas. Ananas? Ma non è, ma cos'è? Ma non è finito. Per me è già finito il giudizio. Mi sono alzati 10 centimetri. Prima ero tipo così. Questo è un mango. Ok. Aspetta, te che voto dai? Gusto sapore. Un 7. Come me. 7, 7, 8, 8. Dammi, cioè, non so se si vede. Voto generale? Sì. Dici? Sei? Io volevo generalizzare. Vabbè, fa niente. Allora, adesso l'ultimo della Conad. Conad, crediamo in te. Wakame. Oh! Allora, uè, che packaging. Questo mi piace. Dai, porco cane. Uè là. Ma questo io darei 10 solo per il pesce. Ah, qua abbiamo lo zenzero. Aspettate, aspettate. Io odio lo zenzero. Abbiamo. E il wasabi. Allora, aspetta. Aspetta! Di voto, fuori. Che voto dai? Ma è molto buona, non è questa qua. Allora, che voto dai? Fido. Dallo aspetto. Io ma sa che do un bel 9. Ma non credo sia un 5, 4, no, 7. Da un 8. Un 8 e mezzo. Per ora sta vincendo la Conad. Vai, let's go, proviamo il primo uguale. E te puoi fare confronto con questo di primo e del secondo e del primo. Non so, ma come comincio. Fai 3, 2. Aspetta, fammi mettere un po' di cosa, dai. Solo per... No! Allora, sei pronta? La mia salsa di soia, per farvi capire. Dai, che si rompe!
3, porco. In diretta live si è rotto. Dai, 3, 2, 1. Porco cane. Mmm, che buono! Che buono! Dieci rose. Buono, ma stra buono. Proviamo questo qua con cetriolo. Salvo l'alga. Sì, ragazzi, sono problematico. Okay. Questa roba. Proviamo il cetriolo insieme. Ti avrai l'alga, io no. Questo! Ma te. Come vai? Ecco, tanti. Per questo, confronto questo che è anche uguale. Lid Canada. Ci hai messo la cogliera. Questo uguale. Ah, c'è trollo. Stessa cosa. Mi fatto uguale. Proviamo questo col salmone. Ok. Olimpia, prova a mangiarlo. Ma ogni. Come mai? Allora, due. Adesso mangialo. Vediamo cosa pensi. A me piace. Mangio un altro. Buono, buono. Questo è il migliore. Non l'ho ancora fatto di fatto, non ho ancora finito di fatti. Lo so, ma io do un altro 10. Un 10 perché questo è buonissimo. Conado, fortissimo. Vai. Il Conado batte tutti. Vai, assaggia questo, manca questo. Quello. No, manca questo. Non per... voglio. Devi fare no, mi piace. Non voglio, non voglio. Comunque, ragazzi, nella salsa di soia bisogna... Non voglio solo tingere. Bisognerebbe tingere solo il pesce e non il riso. Mi viene da piangere, ma io invece faccio il contrario. Io faccio il contrario. Così. Io invece bisognerebbe mangiare con le bacchette, io con le mani. No, giuro che di solito non le mangio con le mani. Mangiamo con le bacchette perché sono top. Buono. È più buono di così, non so. Che a volte dai. Anch'io, date via. Allora, ragazzi. Qua abbiamo il punteggio di tutti e tre i supermercati e il migliore di tutti e due, e vince il Conad. Allora, partiamo con quello che ha avuto i voti più bassi, ovvero l'MD. Allora, l'MD purtroppo mi fidavo di loro, ma no. Abbiamo dato in estetica tutti e due un 6, io un 6 e un 7, e invece di sapore io un 7 e lei un 6. Poi la Lidl. Allora, questo è il secondo posto, si classifica, e di estetica io ho dato 7, lei 8. E poi di gusto, di sapore, tutte e due 8. Poi l'ultimo vero vincitore, la Conad. Allora, di estetica io ho dato 9, lei 8. E poi di sapore abbiamo dato tutte e due 10, perché è buonissimo, letteralmente troppo buono. L'uomo. Ok, qua il punteggio non ci serve più. Comunque, ragazzi, il nostro video si conclude qui. Speriamo che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti insieme a noi. E ciao, ragazzi!